vi faccio vedere la piccola decorazione. Alla fine pensavo che avevo più cose di Halloween, invece pochissime. Per cui ho messo la scritta, che non sapevo dove metterla, di Happy Halloween. Poi ho stampato questi tre e l'ho colorati. Ok, che non sono una bambina piccola, ma dato che non avevo niente e non ho trovato niente, allora l'anno scorso li avevo, ovviamente praticamente li ho messi così. E poi ho messo anche quella lì stampata e le cose che ho trovato, ad esempio la zucca che si illumina, che questa qua l'adoro, è stupenda. Poi questa zucchettina qui e il fatto di questa strega mezza solo con le gambe, però è carina, non è male. E gli occhiali che ovviamente si illuminano, che adesso ve li farò vedere indossati, vi faccio vedere come si illuminano. Comunque niente, questa è la piccola decorazione. Lo so che non è un granché, ma per quest'anno va così, dato che non ho trovato niente per Halloween di così bello. Allora l'ho fatto un po' nell'angolino dove ho sempre il mio spazietto. E niente. Poi volevo farvi vedere questi. Ho comprato le patatine. Dovrebbero essere pipistrelli, non lo so. Per Halloween, perché guarderemo un film di Halloween. Allora ho comprato le patatine a 1 euro all'LD. E sono questi qua al formaggio e bacon, che sono buoni perché l'ho già, diciamo, assaggiati. Poi ho preso questo calendario di cioccolatini e dato che volevo fare i vlog mas, se non sbaglio si dice così, a Natale, allora vorrei spacchettare insieme dall'1 fino al 24, mi sembra che è, sì, tutte queste caselline qua e farvi vedere i cioccolatini che trovo dentro, tanto per cambiare un po' i vlog. Questo l'ho pagato 1 euro, anche questo sempre all'LD. Ok, che è per i bambini piccoli, ma dato che ho detto non ho un calendario per dicembre, che non l'ho mai preso io, sinceramente, l'ho voluto prendere, tanto sono cioccolatini, non è che. E volevo farvi vedere queste due cose qua che ho preso. Adesso vi faccio vedere questi qua indossati. E poi vi faccio vedere anche una cosa. Non so perché, ma non riesco. Credo che sono le batterie scariche e non si accende. Prima andava, adesso non si accende più. Comunque, niente, volevo farvi vedere il mio outfit solo per Halloween, ovviamente. Dato che mi piace questa maglietta, io la uso come vestito perché mi va, diciamo, come vestito. E in poche parole lo metto solo il giorno di Halloween, solo stando a casa. E niente, questo è il vestito, per modo di dire, anche se è una maglietta, è molto carina. L'ho praticamente messa con le calze e mi piace. Allora, è un po' stretto perché, dato che l'ho preso dai cinesi, diciamo che è un po' stretto e giustamente non c'era una taglia in più. E dato che mi piaceva, non volevo mandarlo indietro, allora me lo sono tenuto lo stesso. Però diciamo che un po' mi va, cioè è piccolino ma mi va e mi piace perché ho messo la maglietta nera sotto, perché dato che fa freddo e niente. E poi mi sono fatti i capelli viola, non so se si vedono, però un po' sì, forse. Ho fatto i capelli viola, che vi faccio vedere adesso il prodotto che ho usato, non so se si vedono, però volevo cambiare un po'. Ho i capelli gonfi perché usando questo prodotto, boh, però non è male perché mi piace un casino il colore. Vi faccio vedere il prodotto che ho usato.
Allora, il prodotto che ho usato per i capelli è questo qua della L'Oreal Colorista. Questo che praticamente è un colore che dura un giorno e ovviamente poi quando ti lavi i capelli va via. Diciamo che questo va bene per le bionde. Io non sono bionda perché diciamo che con il castano non si vede tanto bene. Però dato che questo ormai stava per scadere, allora ho deciso di usarlo tutto, infatti l'ho finito. Lo voglio ricomprare perché mi piace, è molto utile. Dovete praticamente aspettare 10-20 minuti quando l'avete messo sui capelli e poi spazzolare con la spazzola e basta. Ovviamente poi ci vuole anche questo prodotto, ma dato che non ce l'avevo, ho fatto così. Infatti forse i capelli adesso sono un po'... non sono belli lisci, però fa niente, tanto per un giorno, solo per Halloween, poi mi lavo i capelli. Ed è ottimo, io ve lo consiglio perché è buono come prodotto. Dura un giorno se volete colorarvi i capelli. Non c'è solo rosa, ma ci sono altri colori che le potete trovare su Amazon. Per cui ve lo consiglio. È molto buono e utile, praticamente. No, vabbè, rido da sola praticamente. Allora, su di me fanno veramente schifo perché fanno schifo, per non dire altre cose. Comunque, gli occhiali sono questi perché si illuminano e fanno veramente schifo su di me. Per cui ve li faccio solo vedere e basta. Comunque, stranamente, adesso funzionano. Non so perché. E volevo farvele vedere, così almeno vedete come. Ah no, cioè fanno così praticamente. Si spengono così, praticamente come Natale, in poche parole. Comunque, vi faccio vedere cosa ho preso, che ovviamente devo fare il dolce adesso, per cui vi farò vedere il dolce che faccio. Per Halloween, allora io sto registrando di venerdì, per cui voi questo video lo vedete sabato, sperando di riuscire a metterlo entro le 2 del pomeriggio. Lo voglio mettere prima perché non si sa mai se poi, non so, la sera avete qualcosa da fare, festeggiate. Allora ho detto lo metto prima, così vediamo. Vi faccio vedere gli ingredienti che ho preso per fare il dolce di Halloween. Ho preso le rotelle alla liquirizia, queste qua per la decorazione. Poi ho preso le gocce di cioccolato fondente, vado veloce. Poi ho preso altre caramelle di vermi, in poche parole, però questi qua adesso vedrò se metterli su oppure no. Vabbè, la sacca poche per la panna perché mi serve. Il lievito per dolci. La glassa di cacao. Oh, questi due non c'entrano niente. E questi qui ce li avevo già, che sono praticamente le forme dei cupcake che userò solo. Questi qua e basta, questi qua sotto non c'entrano niente. Però ce l'avevo già e volevo farvi vedere, così almeno sapete che dolce faccio. Ma tanto ve lo faccio vedere lo stesso. Poi zucchero a velo, la panna che devo ovviamente mettere nel frigo, un'altra panna. Vabbè, questi sono per la sac à poche. Il colorante perché farò la panna arancione. Un'altra glassa e le altre caramelle. E poi per finire il cacao amaro. Questi sono gli ingredienti, cioè ovviamente non tutti, ma sono gli ingredienti per fare il dolce, in poche parole. Ok, allora, volevo anche dirvi una cosa veloce perché è quasi l'una e io devo andare a fare il dolce e già devo andare anche a preparare il primo,
per domani, dato che ho tantissime cose da fare per cucinare per Halloween, allora ho deciso praticamente di farlo oggi, piano piano, con calma, faccio quello che mi serve per domani. Per cui adesso vi faccio vedere il dolce che faccio e basta, perché dato che questo video voi lo vedete sabato, io non posso registrare le cose che cucino. Ad esempio, io voglio fare un primo, un secondo e un contorno più il dolce. Questo è quello che faccio io a Halloween, che è sabato sera. Dato che io sabato non posso registrare perché sono impegnata a cucinare, e in più per il semplice fatto che se no voi il video vlog lo vedete martedì, e dato che io ho altri video in programma non posso metterlo martedì questo vlog, per cui scusate se non vedete le cose che preparo per Halloween, ma vi ricordo che se mi seguite su Instagram, io metterò lì tutte le foto di Halloween sul mangiare, e in più le foto che vedete, che è qualcosa di qualche. Non vi anticipo niente, basta solo seguirmi su Instagram e vedete tutto lì. Le foto e quello che faccio praticamente domani pomeriggio, perché io già inizio domani pomeriggio a cucinare per la sera, per cui io vi consiglio di seguirmi su Instagram, così vedete tutte le cose che faccio per Halloween e in più cosa faccio per Halloween. Dato che oggi è solo una preparazione e basta. Per cui scusate se non vedete tutto quello che faccio, ma dato che è un po' difficile registrare intanto che cucino. Poi il bello è che mi si è rotto un altro cavalletto, per cui ne ho solo uno. Me ne sono rotti 2/3, me ne manca uno. Solo che quello che ho è troppo grande e non riesco a registrare, in poche parole. Per cui è un po' complicato. E niente. Se volete seguitemi su Instagram, che lì vedete tutte le cose che faccio per Halloween, che secondo me sarà anche una cosa bella. Spero che ovviamente mi vengano. Detto questo, mi cambio perché non posso mica cucinare così, anche per il fatto che poi dopo mi sporco, e allora è meglio che mi cambio, mi vesto normale, così almeno cucino normale. Cioè, cucino tranquilla, senza diciamo sporcarmi, e basta. Per cui adesso vi faccio vedere il dolce e niente, poi vi faccio vedere cosa faccio. Perché poi tutte le altre cose li vedete praticamente su Instagram. Ok, mi cambio e andiamo a fare il dolce. Allora, aggiungo il lievito e la farina setacciato. Ok,
adesso mischio tutti gli ingredienti per almeno 10 minuti. Il mio cane che rompe gli cosiddetti comunque ho finito di fare il dolce e se volete vedere il dolce completo con la decorazione tutto, per cui non ve lo faccio vedere adesso, io vi ricordo di seguirmi su Instagram, così almeno vedete il dolce e la decorazione che ho fatto, perché alla fine poi sabato farò praticamente tutto. Adesso non lo so, adesso vedo se uscire e se faccio qualcosa, riprendo qualcosa, se no ci vediamo al prossimo video, vediamo un po', anche per il semplice fatto che non so quanto dura questo video, come sempre i miei vlog non finiscono mai quando durano così tanto. E niente, per cui o ci vediamo dopo oppure ci vediamo nel prossimo video. Intanto finisco di pulire la cucina. Ho la memoria piena e non posso registrare.